Il mental coach lasciamo stare, ci sono io per questo, parola di Gigi De Cagno. In fondo il ruolo dell'allenatore è anche questo, stimolare, scuotere, ravvivare un gruppo magari anche impaurito. Ha mostrato questo il Catania nelle ultime uscite, paura quasi di fare male all'avversario, timore nell'attaccare fino in fondo per non scoprire il lato debole, accontentarsi insomma. De Cagno dovrà lavorare molto, anche e soprattutto sulla testa di molti giocatori, ritrovando quella rabbia agonistica che da sempre era stata l'arma in più in casa Catania. Una squadra che aveva paura, aveva rispetto, timore dell'avversario, ma che poi andava in campo per batterlo. Ecco, se si ritrova questo spirito, questa umiltà, questo modo di pensare, come dicevo prima, credo che otteniamo un risultato importante. Per questo attore del grifo si lavora sodo e si studia anche con la doppia seduta di oggi. Da un'ottima impressione mister De Cagno, uno tosto, dice qualcuno. Equilibrio, ma bisogna assolutamente vincere contro il Sassuolo, ritrovando effervescenza lì davanti. Intanto però una certezza negativa c'è. Spolli non ci sarà, non recupera, meglio non rischiarlo. A centrocampo Taxidis piace tanto a De Cagno, ma il tecnico potrebbe anche impiegarlo da interno di centrocampo, mentre lì davanti sarà confermato il tridente per non sconvolgere nulla, per dare certezze al 4-3-3, lavorando poi sulla voglia di tornare a fare semplicemente il Catania.